Allora Silvia, presentaci la rubrica che iniziamo in questa puntata. Avevamo già dato accenni di questa idea, certo. Questa nuova idea. Presentiamo alcune tesi che escono dalla Facoltà di Scienze Politiche che ormai... E non solo, speriamo, no? E non solo, comunque va bene, se qualcuno è interessato anche ad altri temi. Vabbè, qualcun altro allora, lo andiamo a trovare. Sì, questa sera abbiamo Mario De Angelis. Con la prima tesi, il titolo è Laboratori di Economia Civile, l'impresa sociale in provincia di Terni. Ecco, allora adesso il tema è molto interessante. Io ho partecipato anche a un lavoro che è stato fatto in Camera di Commercio di Terni, dove c'è un laboratorio per appunto l'economia sociale, c'è un gruppo di lavoro. Com'è nata l'idea della tua tesi? È nata poi proprio... dopo lascio adesso Silvia sta facendo il suo lavoro. È nata proprio da questa collaborazione con la Camera di Commercio di Terni. Le Camere di Commercio in tutta Italia hanno aperto dei laboratori di economia civile, degli osservatori, proprio perché in un momento di crisi così profonda si ritiene utile approfondire un po' queste tematiche dell'economia civile, dell'economia sociale, dell'economia solidale, proprio perché c'è proprio la necessità di pensare anche a un nuovo modo di fare economia. Quando noi parliamo di economia sociale, economia civile, a che cosa ci riferiamo? Ci riferiamo a un modello economico che dia risalto all'utilità sociale che può avere l'economia, quindi cercare non di massimizzare il profitto come fine ultimo dell'impresa, ma di massimizzare l'utilità sociale, cioè l'impresa quando opera e quando produce e quando svolge la sua fase produttiva produce anche delle esternalità. Queste esternalità possono essere negative o positive, l'inquinamento per esempio è un'esternalità negativa, e invece possono essere positive perché il suo fine può essere anche quello di creare utilità sociale. Il modello di impresa che proprio ha come fine ultimo la produzione dell'utilità sociale è la forma cooperativa, l'impresa sociale per eccellenza. Quindi l'impresa che nasce dal basso? L'impresa che nasce dalla collaborazione, dalla capacità di alcune persone di mettersi insieme e produrre in un modo diverso da quello classico. Ha molto seguito con l'argomento che affrontavamo prima con l'assessore, appunto di queste cooperative, cioè di questa intenzione di collaborare proprio anche nella produzione agricola. Certo, essere... infatti è un settore questo qui in grande espansione proprio perché diciamo che l'utilità sociale che producono queste imprese poi si ripercuote come un volano su tutta l'economia, perché un benessere diffuso crea sicuramente meno problemi di natura sociale. Come dice giustamente Silvia, può essere vista da diversi punti, da diversi punti di vista, sia dal basso, perché magari ecco la collaborazione, la sinergia, no? Ma anche proprio a 360 gradi dal rapporto imprenditore e dipendenti, diciamo, no? Te prima accennavi al discorso ambientale, abbiamo l'esempio Taranto, per esempio, no? La ricaduta sul boomerang su Taranto è negativo, è deficitario per tutto il sistema industria della città di Taranto. Chiaramente un passaggio culturale importante qual è? È quello di concepire appunto l'impresa anche ai fini di utilità sociale. Se tu entri in quell'ottica lì, oggi per esempio Taranto forse non ti saresti trovato così, perché magari nel corso degli anni avresti rinunciato a una percentuale di profitto investendo gradualmente su sistemi che tutelavano l'ambiente, la qualità dell'aria della città di Taranto. Questo è un esempio, ma ce ne sono tantissimi altri che appunto, come dicevi giustamente te, poi vanno a cascata a cadere sulla redditività dell'azienda, sulla redditività del territorio. Ma qui siamo nel contesto di attività che nascono con un carattere sociale, no? Sbaglio? Sì. Non parliamo di acciaierie, per intenderci. Non parliamo di acciaierie perché l'impresa sociale nasce nell'ambito della produzione di servizi di natura collettiva, di natura sociale, quindi l'assistenza, le attività culturali, ad esempio, le attività di sostegno ai più deboli,
e quindi è chiaro che è un settore che non riguarda la produzione, che non richiede grandi investimenti, è un settore che non richiede grandi investimenti, è un settore ad alta intensità di lavoro, per cui praticamente il processo produttivo si svolge quasi per intero nell'ambito del servizio prestato attraverso il lavoro delle persone che lo svolgono. Quindi è difficile anche da questo punto di vista pensare a una massimizzazione, una minimizzazione dei costi, proprio perché è semplice lavoro, non c'è un processo produttivo. Sempre interessante capire anche di che cosa stiamo parlando a Terni, no? Visto che l'impresa sociale è in provincia di Terni. Sì, io ti volevo fare un'altra domanda, cioè in tutto questo discorso, no? C'è un aiuto, diciamo, dei fondi che sono messi a disposizione per la nascita di queste imprese? Adesso a livello europeo si sta muovendo qualcosa, cioè anche a livello delle istituzioni europee stanno capendo come l'economia di mercato, quella che ha dominato tutto il XX secolo, insomma, che ha provocato poi oggi questa crisi così profonda, no? Queste esternalità, questa crisi finanziaria così profonda, si stanno accorgendo come invece un modo diverso di pensare l'economia possa essere migliore per creare condizioni di equità nei confronti di tutta la società, e quindi stanno strutturando proprio dei fondi specifici per la coesione sociale, il Fondo Sociale Europeo, proprio per valorizzare questo modello di imprenditoria che è proprio l'impresa sociale. Quindi sicuramente c'è grande sensibilità da questo punto di vista, ci si sta accorgendo che la famosa mano invisibile di Adamo Smith non è sufficiente a creare un benessere diffuso e uguale, diciamo non uguale, ma che comporti una crescita e uno sviluppo per tutti, insomma, no? Che tutti stanno meglio. Ma questo modo di pensare all'economia del XX secolo, quindi basato sull'economia di mercato, ha creato delle disuguaglianze che, i cui effetti rivediamo tutti i giorni, no? Quindi grande povertà, grande differenza tra i poveri e i ricchi e difficoltà da parte degli stati con i sistemi di welfare di redistribuire equamente il reddito, proprio perché la crisi ha comportato... Nel concreto, di che cosa stiamo parlando adesso? Cioè, che tipo di impresa c'è nel Ternano? Nel Ternano c'è praticamente dominante l'impresa cooperativa, la cooperazione sociale. Che si occupa di? La cooperazione sociale si occupa di, sono due tipi di cooperazione sociale, quella di tipo A che si occupa dei servizi assistenziali, quindi case di riposo, servizi per i disabili, per i malati in genere, per le persone in difficoltà, cioè l'impresa sociale intercetta quelli che sono i bisogni sociali di un territorio e in questo si è dimostrata negli anni molto capace. A causa della sua flessibilità, noi ricordiamo che per tutti gli anni, dagli anni dal dopoguerra fino agli anni 70, è considerata un po' l'età dell'oro del welfare, no? Quindi il welfare che grazie a uno sviluppo... C'è uno sviluppo dei servizi sociali, adesso c'è il fenomeno opposto, si stanno tagliando in tutto il mondo, esatto, i servizi, perché sociali. È entrato in crisi, perché... Quindi l'impresa sociale entra laddove c'è la crisi del sistema dei sociale, servizi pubblici? L'impresa sociale riesce ad intercettare i bisogni sociali proprio per la sua flessibilità, per la sua... è molto legata al territorio. No? L'impresa sociale nasce nel territorio ed è legata al territorio e quindi conosce anche le persone e i bisogni che le persone hanno da dover essere soddisfatti, quindi riesce appunto per questo a superare il welfare pubblico, perché il welfare pubblico nasce strutturato... Genera risorse, genera economia questo? Genera risorse, genera economia, ma un'economia che è difficile quantificare, perché è un tipo di prodotto che è immateriale, cioè l'impresa sociale crea relazioni, crea capitale sociale, crea coesione territoriale, quindi è difficile dare un valore, non è un bene che produci e vendi, per cui poi dopo c'è un conto economico e quello risulta, no, nei libri contabili. Come facciamo noi a valutare il benessere prodotto in modo diffuso da un'impresa sociale? Ecco, anche qui si può quasi dire, diciamo, che il welfare diventa impresa? Il welfare diventa impresa, ma un'impresa particolare, cioè particolare, sicuramente un'impresa no profit.
in cui appunto non è la massimizzazione del profitto che produce benessere, ma è proprio la massimizzazione dell'utilità sociale, quindi del far bene, insomma, del far del bene al di là della produzione in sé, insomma. Quindi questa è la caratteristica. E ricordiamo che il welfare è il modello di benessere, cioè il benessere sociale. Sì, il welfare che è nato in funzione del sistema capitalistico, cioè abbiamo visto che il sistema capitalistico non riusciva a produrre benessere diffuso, così lo Stato aveva la funzione di redistribuire questa ricchezza attraverso la concessione di servizi, cioè si occupava della questione sociale. Entrato in crisi il capitalismo, quindi lo Stato non poteva più prendere risorse dalle imprese, che la cui redditività era diminuita, e per cui adesso ci stiamo trovando in una fase in cui lo Stato si sta ritirando dal welfare e piano piano è venuta fuori l'impresa sociale. C'è un problema che lo Stato si ritira, però le famiglie hanno meno soldi da spendere, quindi anche questa economia entra in crisi. L'economia è entrata anche in crisi. Anche quella sociale, dico, anche le aziende che si occupano del sociale. E questo è un altro punto, perché l'impresa sociale in questo momento ha due facce. Una è quella della capacità di creare servizi, e di creare fatturato e di creare occupazione, che negli anni della crisi si è dimostrato un fenomeno anticongiunturale, per cui è cresciuta da un punto di vista occupazionale, da un punto di vista del fatturato, è entrata in crisi da un punto di vista della redditività, cioè le imprese sociali hanno difficoltà a produrre reddito, quegli utili cioè che non vengono redistribuiti fra i soci, ma che vengono redistribuiti nella collettività attraverso creazioni di reti sociali, attraverso associazioni, attraverso produzioni di beni fruibili da tutti. E quindi è entrata in crisi in quest'ultima fase anche l'impresa sociale. E anche in Umbria l'abbiamo visto, perché a fronte di nell'ultimo proprio periodo c'è stata una brusca frenata da un punto di vista occupazionale dell'aumento del reddito. Oh, e si sta riorganizzando anche l'impresa sociale? Si sta rinnovando? Insomma. Si sta rinnovando con delle difficoltà, che sono: innanzitutto c'è un ingresso in questo settore, il settore dei servizi, delle imprese for profit. Perché? Perché mentre prima questo settore era abbandonato, cioè l'impresa for profit, la tipica impresa, l'acciaieria, la tipica impresa capitalistica, produceva beni in funzione del mercato. Poi si è trasformata in un'impresa che invece guardava più ai mercati finanziari, no? Gli investimenti ad alto reddito, ad alto rischio, che però, come abbiamo visto con la crisi iniziata nel 2008, hanno cominciato a portare dei grossi scompensi. Ora queste grandi imprese for profit si stanno inserendo in questo, che è un settore che era stato sempre riservato prima allo Stato e poi alle imprese sociali. Perché? Perché consente un reddito anche piccolo ma sicuro. Quindi c'è una grossa concorrenza, sta venendo fuori nei confronti della cooperazione sociale. E inoltre si stanno strutturando a livello nazionale, l'abbiamo visto anche qui in Umbria, che hanno vinto delle gare d'appalto molto importanti, delle cosiddette big player, cioè delle grandi cooperative che si cominciano a slegare dal territorio e che partecipano alle gare d'appalto un po' in tutta Italia. E quindi il carattere sociale di questa impresa va un po' a farsi sociale, credere, come si dice. Certo, cioè se l'impresa sociale è un'impresa legata al territorio e che quindi conosce profondamente il territorio, oggi invece si rischia, cioè che invece del servizio al centro ci sia l'impresa al centro. Se l'impresa è legata al territorio c'è il servizio al centro, cioè è importante produrre buoni servizi di grande qualità. Se invece al centro diventa l'impresa, la sua sopravvivenza va tutta a detrimento del servizio. Questa è un po' la problematica. Sì, trovo è un po' triste rischio che stiamo cosa, correndo. Però non so, è un rischio che si sta correndo. Cose, tu prima alludevi citavi le cooperative sono protagoniste, no, di queste attività sociali, diciamo, per il benessere sociale. E forse nella crisi globale economica, le cooperative, soprattutto quelle più piccole, sono quelle più in difficoltà in questo momento. Le cooperative più piccole sono in difficoltà, anche qui noi abbiamo per esempio in Umbria la cooperazione tipo B,
che è un tipo di cooperazione rivolta all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, che ha delle grosse potenzialità proprio perché riesce a parte che può operare nei servizi dell'agricoltura, all'artigianato, all'industria, quindi tutti i servizi riservati anche all'impresa capitalistica for profit normale, ma proprio perché è più distaccata dal pubblico. L'impresa sociale in genere finora siamo abituati che la committenza pubblica lavora con i soldi pubblici. Lavora con i soldi pubblici, anche se in questo ambito dei cambiamenti cominciano a venire fuori. L'impresa sociale si sta anche orientando verso una produzione direttamente alle famiglie. Ma l'impresa di tipo B, che è molto importante perché proprio offre la possibilità a persone svantaggiate di entrare nel mondo del lavoro, ha la possibilità di intrattenere rapporti con altre imprese, soprattutto, non solo con il pubblico ma con altre imprese. E in una fase di grande crisi della spesa pubblica, se noi pensiamo solo alla difficoltà che ha il pubblico di coprire i debiti con le imprese sociali, no? Che è di questo periodo, che stanno mettendo anche in crisi, no? l'impresa stessa, perché se svolge un servizio che poi viene pagato in un tempo eccessivo, l'impresa fa ricorso alla banca, per cui si crea un meccanismo di interessi da dover pagare, per cui la redditività scende ancora di più. E l'impresa di tipo B da questo punto di vista sta facendo dei grossi passi in avanti, quindi è molto importante, bisogna seguirla bene e creare innovazione da questo punto di vista. Temo che dovremo un po' concludere, Silvia. Sì, io ti faccio un'ultima domanda, magari a livello personale, visto che hai studiato tantissimo, hai raccolto molto materiale. Analizzi, diciamo, la questione a livello globale, nazionale, ma anche territoriale, ne parlavi anche prima. Pensi che l'ente locale possa agire in maniera abbastanza autonoma oppure incontra dei limiti, cioè potrebbe lavorare meglio l'impresa locale. A livello territoriale, sappiamo che i problemi possono cambiare a seconda delle realtà territoriali, no? Dunque, l'impresa sociale a livello ternano ha un grosso vantaggio rispetto al dato nazionale, rispetto anche al dato regionale. Noi abbiamo una dimensione media molto elevata, cioè che è quasi il doppio di quella a livello nazionale. Quindi abbiamo delle strutture solide. Abbiamo delle strutture molto solide, radicate nel tempo, che nel tempo sono cresciute e hanno costruito al loro interno, sapete che la cooperativa è patrimonio dei soci, questa deve essere una cosa chiara, e il patrimonio della cooperativa è della collettività. Non è che se dovesse chiudere una cooperativa qualcuno prende, porta via, insomma. Quindi noi abbiamo questa grande ricchezza in provincia di Terni, soprattutto, che va valorizzata, e questo ci mette un po' al riparo se stiamo attenti e se comunque seguiamo l'evoluzione e il mutamento che sta avvenendo un po' in tutta Italia, da delle crisi che possono derivare appunto da questo ingresso nel settore. Possiamo diventare territorio di conquista. Possiamo, questo non è accaduto per altri settori. Però siamo solidi e sicuramente dovremmo riuscire un po' a tenere. Sì, io penso proprio di sì. Speriamo, mi sembra un lavoro molto interessante. Molto interessante. Possiamo concludere, sì. A Silvia. Io ti ringrazio Mario, ci tenevo tantissimo ad averti qua in trasmissione, e poi verranno anche altri nostri colleghi, spero. Ciao e grazie. Arrivederci, buonasera. Grazie. Buonasera. Grazie a voi.